Bene. Allora, la Luna, a me ha impressionato tantissimo quel disegno di Cassini, guardando quella foto, perché era veramente eccezionale. Quindi aveva non solo una capacità di rappresentare ciò che vedeva, ma aveva una vista eccezionale, perché riusciva davvero a mettere insieme tutto quanto. Noi sulla Luna ci siamo stati diverse volte, ci siamo stati dall'Apollo 11 all'Apollo 17, eccetera, all'Apollo 13, abbiamo portato a casa più di 300 kg di rocce, abbiamo forse un po' sciolto quel mistero della Luna che avevamo, che comunque gli uomini avevano prima del 1969, e forse pensiamo che della Luna si conosce tanto, si conosce quasi tutto. Non è vero, della Luna si conosce ancora molto 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 poco, e il fatto che siano passati 40 anni dalla missione dell'ultima missione, poi di quella del 1972 dell'Apollo 17, ha restituito alla Luna quel fascino che aveva prima, no? È passata più di una generazione, ormai i giovani, i bambini, ma anche i ragazzi, anche gli adulti, quasi 40 anni, no? Non sanno, comunque non hanno avuto quella grande emozione di vedere un uomo scendere sulla Luna. E allora ecco perché, diciamo, abbiamo pensato di parlare un po' dei misteri della Luna, perché ce ne sono davvero tanti. Però per parlare dei misteri della Luna vediamo un po' quali sono le cose che conosciamo, è molto velocemente. Li lascio leggere a voi, perché altrimenti diventa noiosissimo tutto quanto. L'importante è capire come la Luna, vedete, ha un diametro di 3.400 km rispetto ai 12.000 km della Terra, non è poi così un satellite. Noi diciamo il satellite della Luna. Beh, sono pochissimi i pianeti, anzi non ce ne sono, di pianeti che hanno un satellite così grande, così grosso. L'influenza della Luna sulla Terra è enorme, tant'è vero che ci sono varie ipotesi che dicono che se la Luna non ci fosse mai stata, la vita sulla Terra forse non ci sarebbe stata, e se ci fosse stata non sarebbe stata uguale a quella che c'è, per tantissimi motivi. Ma il motivo principale è proprio per il fatto che la Luna è molto grande rispetto alla Terra, anche se ha un diametro, vedete, di 3.400 km. Come è fatta la Luna? Beh, vedete, la Terra è composta, ha un, diciamo, una parte interna, un nucleo interno che è il nucleo, che è fatto quasi tutto di ferro. Sulla Luna invece c'è solo il 10% di questo ferro nel cuore della Luna. Perché vi dico questo? Perché è importantissimo, dopo lo vedremo, per cercare di capire come è nata la Luna. Uno dei grandi misteri che si racconta, di molti scienziati dicono sì, lo sappiamo, ma non è proprio vero. E questa è proprio la differenza principale. Ricordatevelo, vedete, se la Terra la volessimo rappresentare uguale ad un frutto, il frutto migliore sarebbe l'avocado. Perché se voi lo prendete, lo tagliate, lo trovereste così, ed è esattamente uguale alla Terra. Vedete il nucleo terrestre, è enorme rispetto al pianeta stesso, cosa che invece non è per la Luna. E questo meriterebbe un discorso a sé, ma un'altra volta. Ecco, come è fatto l'interno della Luna? Beh, c'è una crosta come quello della Terra, c'è un mantello, lì c'è scritto silicati, vabbè, dopo vi dirò due parole, e poi c'è un nucleo piccolino fatto di ferro, ma molto 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 piccolo. Ripeto, questo è importante. Allora, prima di vedere i misteri, vi sto dicendo delle cose che sappiamo per poter capire perché ancora sono dei misteri. Là in alto c'è una cosa complicata, ma ve la rendo semplicissima, ma è molto importante. Noi abbiamo portato a casa 300 kg di rocce, le abbiamo analizzate e sono fatti di silicati. La parola, per chi sa qualcosa di geologia, bene, per chi non lo sa, sono minerali fatti di silicio, di ossigeno, e poi ci sono altre cose, ferro, magnesio, ma non è fondamentale. Una cosa però è importantissima. Allora, là c'è una specie di parola difficile, isotopi dell'ossigeno, isotopi del cromo, isotopi. Allora, attenzione bene, so che sono le 10 meno un quarto, siamo tutti stanchi, uno che non sa cosa sono gli isotopi, adesso gli potrebbero cadere gli orecchi se uno si mette a spiegarlo. Allora, in realtà l'ossigeno e moltissimi altri elementi non esiste, parlo a chi non sa di chimica e mi perdonino gli altri, l'ossigeno non è una sola particella, non esiste solo un tipo di ossigeno, ne esistono tanti tipi.
che sono molto simili, sono come dei gemelli, cambiano per piccolissime cose. Per chi sa qualcosa di più, sapete che cambia per il numero di neutroni che ci sono dentro. Va bene, comunque sono molto simili, ma ce ne sono di tanti tipi diversi. Allora, se voi andate a verificare, a numerare quanti tipi di ossigeno ci sono, voi trovate che quelli della Luna e quelli della Terra sono straordinariamente uguali. Cioè, è una cosa misteriosissima questa. Perché? È misteriosa, perché se voi prendete, come hanno preso, perché pezzi di Marte sono caduti sulla Terra, e abbiamo analizzato le rocce di Marte, questo conteggio degli atomi di ossigeno è completamente diverso, ma diverso di 50 volte, di 60 volte, cioè una diversità enorme. Invece quelli della Terra e della Luna, questi ossigeno, oppure il cromo, oppure questi altri elementi, sono uguali. Questa cosa ha lasciato gli scienziati a bocca aperta, e voi direte perché, e ve lo dico fra un momento. E poi ci sono altre cose, ma data l'ora tarda ci passo. Allora, passo sopra. Allora, questa è la prima cosa. C'è un'altra cosa importantissima, la densità della Luna. Cos'è la densità? Lo sapete, no? Se io prendo un pezzo di ghiaccio, galleggia sull'acqua perché è meno denso. Se prendo un pezzo di ferro, è più denso dell'acqua, questo va a fondo. Allora, com'è la densità della Luna? È più leggera della Terra. Più leggera della Terra. Allora, ricordatevi queste due cose. Primo, che gli isotopi, cioè gli atomi che compongono grandi parti dell'ossigeno e grandi parti della Luna, sono incredibilmente uguali a quelli della Terra. L'altra cosa da ricordare è che la densità della Luna è molto diversa da quella della Terra, è molto più leggera di quella della Terra. E attenzione bene, perché adesso ci arriviamo a cercare di capire questa cosa importante. E poi c'è una terza cosa. E poi giuro che l'ultima cosa difficile che vi dico, il momento angolare, bella roba questo qui, che cos'è il momento angolare? Allora, prendete questi due, uno questo burattino qua e questa signorina qua che fa pattinaggio. Allora, il momento angolare a scuola dicono è la misura di rotazione di un sistema. Ora, io dico adesso una cosa sbagliatissima, e se c'è qualche fisico, mi perdone, però è l'energia che c'è dentro in un corpo che gira. Se questo corpo, lo vedete là al burattino, avete visto prima la signorina fare danza, se questo corpo allarga le braccia, cosa fa? Rallenta, così pure la ballerina. Se invece si ritira verso se stessa, questa energia lo fa girare molto più veloce. Ecco, questa è la quantità, il momento angolare. Ora, questa cosa, che io so che alle 10 di sera comunque è un po' misteriosa, ma fa niente, ha un valore tra la Terra e la Luna molto alto, è un valore alto, è un numero alto, non sto a dirvi adesso i numeri, perché un numero alto. Tre cose vi ho detto: isotopi, Terra, Luna uguali, molto simili. Vi ho detto che il momento angolare Terra-Luna è molto alto, questa capacità di girare ha un valore molto alto, e poi vi ho detto che la densità della Luna è molto diversa da quella della Terra. Allora, dette queste tre cose, gli scienziati hanno incominciato a chiedersi: ma perché la Luna è così? Perché la Luna è così? Da un lato ci farebbe pensare che la Luna è molto uguale alla Terra, che è la nostra sorella. Dall'altro lato è meno densa, allora dice: no, che miseria, non è allora così uguale. Perché? E perché la Terra e la Luna hanno questo momento angolare così elevato? Allora, la prima risposta, cioè la prima spiegazione che è stata data, è quella che dice che molto probabilmente Terra e Luna devono essere nate insieme, ci deve essere qualche cosa che le ha fatto nascere insieme. Questo vale per la prima e la seconda cosa, ma non ho dato ancora la risposta definitiva, perché le prime due cose ci dicono è molto uguale, non è molto uguale. La terza cosa, il momento angolare, si spiega solo in un modo: che ci sia stato un evento esterno
che ha colpito la Terra e che ha fatto nascere la Luna da questo grande impatto, perché altrimenti non si spiega perché il momento angolare, questa energia che c'è dentro di rotazione tra la Terra e la Luna è così elevato. So che le idee non sono ancora chiare e devono non essere chiare, perché altrimenti avremmo tutti la risposta, avremmo capito un po' tutti quanti. Allora, la domanda che ci stiamo ponendo è: come si è formata la Luna? Cosa è accaduto dal momento che la Luna è nata fino ai giorni nostri? Queste sono le domande che ci poniamo e che cerchiamo di rispondere. Guardate che bel paesaggio questo della Luna, siamo a Apollo 16, siamo vicini a un cratere lunare. Qui hanno portato a casa una roccia favolosa, una bellissima, si chiama così per i geologi, cioè per un geologo è una cosa molto bella, è una nortosite, una roccia molto particolare ma che ci dice tante, tante cose della Luna. Allora, questi sono i modelli, sono i modi come nel tempo gli astronomi hanno cercato di spiegare la nascita della Luna e che sono stati esclusi per un motivo o per l'altro. Subito dopo vi spiego qual è l'ipotesi di oggi. Allora, qualcuno a scuola, se è andato a scuola, al liceo, anche 15-20 anni fa, che cosa ha studiato? Che molto probabilmente qualcuno diceva che la Terra ruotava così velocemente all'inizio che la Luna è stata sputata dalla Terra. Era un'ipotesi, qualcuno diceva addirittura che l'Oceano Pacifico è il posto dove la Terra, dove la Luna si è staccata. Non è possibile, conoscendo la geologia della Terra, però c'era questa ipotesi. Questo non è possibile per il momento angolare, per questa energia di movimento della Luna. Un'altra ipotesi è che la Luna si è formata insieme alla Terra. Qui vicino al Sole c'era materiale di un certo tipo e ad un certo punto è nata la Luna insieme alla Terra. E questo da un certo punto è giusto, perché abbiamo visto che gli isotopi sono uguali, quindi noi diremmo: ah, ma allora è lì la risposta. E invece c'è un altro elemento che ci dice no, perché il nucleo della Terra è molto più grosso e molto più ricco di ferro che non la Luna. La densità della Terra è molto più elevata della Luna, e allora questa ipotesi è stata smentita. Poi c'è una terza ipotesi che dice che la Luna si è formata altrove ed è stata catturata dalla gravità terrestre. Non è possibile per il momento angolare, adesso sappiamo cos'è, ma non è nemmeno possibile perché che un oggetto arrivi da lontano e che venga catturata dalla Terra è una cosa che nemmeno è talmente improbabile, che è più probabile vincere con 6 numeri al Superenalotto che non un evento di questo tipo, prima cosa, e poi la Luna è troppo simile alla Terra e non è possibile allora che un oggetto così diverso sia arrivato qui nella nostra vicinanza. Deve essere proprio una fortuna incredibile. Allora, queste 3 ipotesi sono state totalmente smentite e un po' di anni fa è nata l'ipotesi che oggi va per la maggiore, ma con tanti dubbi ancora. L'ipotesi è che un oggetto che oggi chiamiamo così Theia, è il nome Theia, circa 4 miliardi e mezzo di anni fa è arrivato vicino alla Luna e è arrivato vicino alla Terra, che si era da poco formata, da poche centinaia di milioni di anni, e si è scontrato con la Terra. Il materiale se n'è andato via, se n'è andato completamente via, e il materiale è andato in orbita attorno alla Terra e dopo circa 10 secoli, 20 secoli, 2000 anni, 3000 anni, si è formata la Luna. Questo spiega cosa, questa ipotesi? Uno, il momento angolare. Finalmente abbiamo trovato un'ipotesi che spiega perché c'è questa energia tra il Sole e la Luna. Seconda cosa, spiega perché la Luna ha poco ferro. Perché? Perché questo oggetto che arrivò non colpì proprio il cuore della Terra, che aveva già dentro il suo nucleo, ma gli colpì il mantello, la scorticò, e allora portò via una parte della Terra che aveva già meno ferro. Ed ecco perché la Luna ha meno ferro. Ma c'è la terza cosa, gli isotopi. Com'è possibile, se è arrivato un oggetto dallo spazio diverso, perché è molto improbabile che fosse uguale alla Terra,
deve aver colpito la Terra e deve avere, e la Luna si è formato solo dalle parti della Terra e non qualche cosa anche del nostro oggetto che è arrivato. Cioè questo oggetto è arrivato, ha colpito la Terra e la Luna era fatta solo di Terra. Com'è possibile? Ci deve essere dentro anche qualcosa dell'oggetto che è arrivato. E questo lascia un dubbio, mi sono fatto capire, cioè spiega la quantità di, spiega il momento angolare, spiega il fatto che c'è poco ferro, perché il ferro nella Terra era già nel cuore, ma non spiega il fatto che sia così uguale la Luna alla Terra. Come fa a esserlo se quell'oggetto ha impattato con la Terra e si è distrutto? Ci deve essere dentro anche un po' di quell'oggetto, e quindi la Luna non dovrebbe essere così uguale alla Terra. E questo, su questo dato, vedete, questo è l'impatto di 4 miliardi di, come si chiama, e mezzo di anni fa, si ipotizza che questa Tea avesse quella massa, circa il 15% della Terra, più grande più o meno come Marte, e dopo l'impatto la Terra girava velocissima, 5 ore, pensate, il giorno era di 5 ore, in 5 ore dovevo andare a lavorare, tornare a casa, dormire, mangiare, andare in bagno, però dopo pian piano si è rallentato. E cosa spiega? Spiega il momento angolare, la mancanza di ferro sulla Luna, ma non spiega questa uguaglianza. Allora, queste sono le cose che vi ho detto, non sto a ridirvele. Allora, proprio pochi mesi fa, perché gli scienziati ci studiano sopra, è arrivata la terza ipotesi, una terza risposta, insomma, una terza, che dice che l'oggetto che è arrivato vicino alla Terra, che si è scontrato con la Terra, doveva essere molto simile alla Terra. Quello che io vi ho appena detto, cioè questa improbabilità che un oggetto possa essere arrivato da lontano, ma che era uguale alla Terra, e che si è scontrato, che ha dato origine alla Luna molto simile, ecco, gli scienziati l'hanno tirata fuori dal cappello e dicono questa è l'ipotesi più probabile. Anzi, gli scienziati dicono proprio, ma se voi andate a prendere Nature, questa rivista importante scientifica, la trovate proprio 5-6 mesi fa, dicono che qui vicino a noi c'erano due terre simili. Pensate che cosa bella se non si fossero scontrati, c'erano, ci potevano essere quelle di Perinaldo su una terra vicino, no? E quelle di Vanzaghello, dove abito io, sull'altra terra, e si comunicavano in questo modo. Beh, queste due terre molto simili si scontrarono, ma non con una violenza inaudita, ma si scontrarono, vedete, nella terza e quarta immagine, proprio quasi strisciando dolcemente, e si allontanarono, si portarono via un po' di roba, poi tornarono indietro, vedete l'ultimo questo disegno qua, si allontanarono, poi i due pezzi tornarono indietro, formarono la Terra, quindi da due oggetti molto simili si unirono, se ne formò uno solo, e tutto il materiale che rimase in circolazione andò a formare due lune. Due lune, sono calcoli al computer queste, no? Una luna è la nostra, l'altra luna finì molto lontano, a circa 60.000 km, molto lontano dalla Luna, poi pian piano ritornò indietro e andò ad impattare sulla Luna stessa, e quella Luna lì non c'è più, è morta sulla Luna. Allora, questa spiegazione trova una certezza, una sicurezza, una maggiore sicurezza dal fatto che una ricerca ancora più recente, vuol dire, forse l'avete sentita addirittura alla televisione qualche mese fa, perché ha fatto queste notizie, poi fanno un po' il giro di tutti i media, che hanno scoperto cosa? Che questa somiglianza degli isotopi, che vi ho detto all'inizio, non è poi così precisa come si pensava prima, perché utilizzando una strumentazione sofisticatissima di ultima generazione si è trovato una piccolissima variazione, cosa che prima non si riusciva a capire, a vedere, a dimostrare che c'era. E allora
il fatto che due pianeti che erano qua vicini ma che potessero essere molto simili ma non gemelli, ecco che spiega l'impatto e spiega questa piccolissima variazione. Però capite che c'è qualcosa ancora da capire, non è così, sì, si cerca di trovare, è come l'indizio dell'assassino, il DNA, però l'impronta, c'era anche il DNA e non se ne viene a capo, no? Qui adesso si cerca, come il gioco delle carte, di mettere un po' tutto insieme, però non è una spiegazione precisissima. Il mistero rimane, cioè come è nata la Luna non è chiarissimo. Diciamo che al 90% va bene il discorso di un impatto, ma grande come la Terra, grande come Marte, grande come non sappiamo, era uguale alla Terra, uguale sì, ma c'è ancora tantissimo da capire. Quando riusciremo a dare una risposta? Quando riusciremo a portarci a casa tante rocce della Luna? 300 kg di rocce che se noi scendiamo qui sotto, li tiriamo su con una carriola, sono niente. E anche perché poi sono stati presi un po' a caso, sono stati presi tutti nelle pianure lunari, perché scendere sugli Appennini, ci sono scesi con l'Apollo 15 e l'Apollo 17, è pericoloso, e quindi bisognerebbe andare con dei rover. Quindi ecco perché tornare sulla Luna dal punto di vista scientifico, poi uno può fare tutte le sue spendiamo i soldi, ma dal punto di vista scientifico è importantissimo. C'è ancora scritto la storia anche della Terra, perché sulla Terra non possiamo dare questa risposta, perché sulla Terra l'evoluzione geologica ha distrutto tutto quello che era del passato. Invece la Luna, gli impatti degli asteroidi nel periodo successivo sì, ha distrutto molto, però lì sotto questo impatto c'è ancora tanto materiale che potremmo analizzare. E quindi sarebbe bello, sarebbe interessante anche conoscere la composizione isotopica di altri pianeti come Venere, Mercurio e così via, per capire qual è questa differenza di isotopi, che per Marte, lo sappiamo, è molto diversa, per la Luna c'è questa piccolissima diversità, e capire com'è la faccenda. Capite che questo è bellissimo, perché ci permette di dire davvero andiamo a vedere, andiamo a studiare, continuiamo a studiare quella che è l'esplorazione spaziale. 10:30 finito, non pensate che vi tengo qua fino a mezzanotte, perché poi c'è la Luna da andare a vedere. Questo è un primo enigma, capite, però un enigma meraviglioso, perché è il primo, la nascita della Luna. Poi ce ne sono tanti altri che vi racconto un po' più velocemente, per esempio la crosta lunare. Allora, i signori astronauti che hanno portato a casa le rocce hanno trovato che le rocce hanno quella densità che vedete in basso, 2800-2900 kg per metro cubo, cioè un metro cubo di rocce lunari pesa 2800 kg. Ma se voi fate l'analisi della Luna nel suo insieme, trovate che la densità è di 2550, molto inferiore, 300 kg di meno. E la miseria, come mai? Che rocce ci hanno portato a casa gli astronauti? E questo è rimasto per tanto tempo un problema. Allora, oggi si risponde così: la crosta della Luna deve essere profondamente fratturata, addirittura con il 12% di vuoti sotto la Luna, quindi una crosta molto 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 fratturata. E quindi, se io la prendo nel suo insieme, la crosta lunare, la densità è molto inferiore rispetto a quello se io prendo un blocchetto di rocce e basta. Cioè, mi spiego, se io prendo un blocchetto di questo legno, un pezzettino bello intero, ha una certa densità, ma se io questo tavolo lo tagliassi tutto a pezzi e facessi dei buchi sotto, dentro e fuori, e poi dico qual è la densità di questo tavolo, mi rimane inferiore rispetto a quello che è il pezzettino. Però è un mistero, non è detto che sia effettivamente così, è un'ipotesi che è tutta da capire. E perché la crosta sarebbe così fratturata? Questo sarebbe ancora un mistero da spiegare, perché non si sa. Ma oggi è l'unica spiegazione per capire perché le rocce degli astronauti hanno una certa densità. Se io prendo tutta la Luna, la crosta della Luna, misuro la densità, questa è diversa. Questo è un altro grande mistero della Luna.
E questo sarebbe importante per studiare anche la Terra, perché anche la Terra non è detto che non debba essere così, anche se non lo è, ma ci porterebbe a capire, a studiare tante cose. Un altro mistero è quello dei crateri dell'emisfero opposto, no? Vedete là la Luna in alto a sinistra, che è quella che vediamo rovesciata, è speculare per una questione di telescopio, e poi che arriva il proiettore, quindi la Luna là in alto a sinistra uguale a quella Luna lì, però se voi vedete, no, i crateri sono speculari, ma esattamente quella è la faccia che vediamo noi. Quella è la faccia che vedono gli astronauti o le sonde quando passano dietro, è inequivocabile, vedete che è molto ricca di crateri, no? I mari lunari rappresentano solo il 2,5% rispetto ai mari lunari dalla nostra parte, che sono il 31% della faccia visibile. Perché questa cosa? Qual è il motivo per cui di là ci sono molto più crateri e di qui no? Tante ipotesi. Alcuni hanno detto che dall'altra parte c'è caduta sopra la seconda luna, come vi ho detto io, e allora dice lì è stato bombardato, un macello, ecco perché ci sono tanti crateri e così via. Ma non è vero il motivo per cui ci sono tanti crateri, non è, è dovuto alla luna che è caduta. Perché non è vero? Per un motivo molto semplice, perché sono andati a vedere quanti crateri ci sono sotto i mari che ci sono da questa parte. Cioè hanno detto, sì, qui ci sono tutti i mari con tutte le lave e così via, ma sotto queste lave cosa ci sono? Andiamo a vedere. Hanno fatto delle analisi con le sonde che ci sono attorno alla Luna e cosa hanno scoperto? Che i crateri sotto i mari sono uguali a quelli dall'altra parte. Cioè è come se ci fosse da questa parte della Luna una panna montata, che sono le lave che formano i laghi, che nasconde i crateri che ci sono sotto. E allora come mai questa cosa qua è un grande mistero, un bel mistero della Luna? E come mai viene fatto con un'ipotesi? Beh, guardate innanzitutto questo filmatino che vi fa vedere a sinistra quello che succede se la crosta è dura, a destra quello che succede se la crosta è soffice, molle, come una lava che non si è ancora asciugata, no? Allora vedete che da questa parte, sulla parte sinistra, vedete che si crea, diventa molto più dolce tutto quanto, è proprio il mare che si forma, dall'altra parte invece ci sono tutti i crateri. Allora che cosa si è ipotizzato? Si è ipotizzato che dalla parte nostra, dalla parte che noi vediamo della Luna, è salito un gigantesco, in inglese si dice plume, comunque una gigantesca risalita di magma, spaventosa, enorme, proprio nella faccia rivolta verso noi. E questo ha scaldato la crosta superficiale. Allora cosa succedeva? Che quando arrivavano gli asteroidi a colpire dalla nostra parte, faceva il cratere sotto, ma usciva subito della lava, e questa lava creava i mari, per cui la stessa quantità di oggetti che sono caduti dietro alla Luna sono caduti anche di qua, non solo che di qua, cosa succedeva? Veniva sul magma che poi copriva tutto quanto e quindi nascondeva totalmente i crateri che si formavano. Ma uno dice, perché questa è una possibile spiegazione, ma uno dice, ma questi plum, cioè questa risalita di magma, perché deve essere avvenuta? E questo non lo sappiamo. Un'ipotesi è che sia caduta un oggetto enorme nella nostra parte, quindi non dietro, ma nella nostra parte, chissà quando, chissà come, chissà dove, che ha fatto risalire il magma, che è rimasto sotto la crosta, e tutte le volte che gli asteroidi cadevano usciva, come un budino, come lo yogurt, e voi gli mettete una carta velina, fate un buco, un po' esce e nasconde tutto quello che c'è sotto. Però insomma capite che è un po' difficile spiegare tutto questo. Allora chiudo questa parte. Abbiamo visto che i misteri ce ne sono ancora tanti. Primo mistero, la nascita della Luna. Secondo mistero, la densità della Luna. Terzo mistero, i crateri lunari. Non è chiaro come sia avvenuto tutto questo. Ci sono tante ipotesi, tanti tentativi di dare una risposta, ma la certezza assoluta ancora non c'è. E quindi dobbiamo continuare a studiare.
Ma cosa avvenne poi dopo questi periodi pazzeschi, 4 miliardi e mezzo, 4 miliardi e 400 milioni di anni fa, fino ai nostri giorni? Beh, la Luna fu bombardata da 4 miliardi e mezzo fino a circa 3 miliardi e 900 milioni di anni fa da un'enorme quantità di asteroidi. Fu completamente bombardata, così come anche la Terra, e la Luna pian piano iniziò ad allontanarsi dalla Terra. Ecco questa cosa importante del momento angolare, perché quando si allontana cosa succede? È come l'omino che abbiamo visto prima, che allarga le mani. E allora, allontanandosi, ha fatto rallentare che cosa? La rotazione della Terra. E se il giorno durava 5 ore è diventato 9, è diventato 12, adesso è diventato 24. Il giorno sarà di 27 ore, sarà contento Renzi perché potremo lavorare di più e tutto quanto. Per cui la Terra continua ad allontanarsi, la Luna continua ad allontanarsi a 2 centimetri all'anno e la Terra è obbligata a rallentare, quindi il suo giorno diventa via via più lungo. Ma nel frattempo, mentre la Luna si allontanava, ecco che si è raffreddata tutto quanto, i minerali più pesanti sono andati sotto, anche per la Luna, è rimasta una crosta di rocce molto leggere sulla superficie, che sono quelle che ci hanno portato a casa gli astronauti, queste benedette anortositi, che storia proprio, se fu queste anortositi, che cioè rocce ricche di, se c'è qualcuno che si intende di minerali o di rocce, queste rocce ricche di felspati, di plagioclasi, insomma. E si formò questa crosta molto sottile che oggi è quella che possiamo vedere ai nostri giorni. Ed è questo è quello che si vede. Queste sono le caratteristiche della Luna, e ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo. Adesso vi dico altre particolarità dell'acqua della Luna, anche questo è un altro mistero, no? Perché c'è o non c'è questa benedetta acqua? Allora, il discorso dell'acqua sulla Luna parte dal 1994, quando quella sonda Clementine, che rimase 70 giorni attorno alla Luna, mandando degli impulsi radar al polo sud, ritornavano degli impulsi che non erano simili a quelli delle rocce. Ci doveva essere qualcosa di diverso. Qualcuno ipotizzò, ma là sotto, al polo sud, ci deve essere del ghiaccio. E questa idea era poi stata anche studiata da Terra con i grandi radiotelescopi, e c'era l'idea che ci poteva essere acqua, ma non era sicuro. Finché la NASA non mandò questa sonda, il Lunar Prospector, che utilizzando una tecnologia che sembra, sta per spiegarla a quest'ora, dopo se mi giro vi vedo tutti addormentati, però è una tecnica complessa ma relativamente semplice, sfrutta i raggi cosmici che arrivano dallo spazio, come rimbalzano indietro, si capisce che cosa hanno impattato questi raggi cosmici. Se hanno impattato l'idrogeno vuol dire che c'è l'acqua e vengono rallentati, se no a bordo c'era uno strumento che ha detto guarda, sotto lì, sotto il polo sud c'è qualcosa che assomiglia all'acqua, finché hanno mandato poi. E qui torniamo ancora alla Cassini, questa sonda che mentre andava a Saturno passò vicino alla Luna e anch'essa riuscì a capire che c'era molto probabilmente dell'acqua, ma la prova definitiva arrivò con questa sonda che si chiama Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, che la NASA fece scontrare con la Luna a 9.000 km all'ora. Da lì, proprio nel posto in cui si pensava che ci fosse la Luna, e allora lì vedete quelle macchie rosse, gialle e tutto quanto, la sua sorella che era in orbita attorno alla Luna rilevò sicuramente la presenza d'acqua. Quindi se un giorno gli uomini volessero fare una... Qui insomma sono tutte le analisi che sono state fatte, se un giorno si volesse fare la prima base lunare, il polo sud potrebbe essere scelto, perché c'è del ghiaccio proprio sotto la regolite, sotto la polvere lunare. Uno si chiede tanta, poca, non è tanta, prendete tutto il lago Maggiore e quella è l'acqua che c'è sulla Luna, il ghiaccio, a meno che non ce n'è sotto che noi non vediamo, eccetera. Però non è tantissima, però c'è.
La domanda è: quest'acqua, questo ghiaccio da dove è arrivato? Uno dice dalle comete, ma no, perché le comete molto probabilmente quando impattarono in grandi quantità, ora tutto quel ghiaccio di 3 miliardi e 800, 900 milioni di anni fa si dovrebbe già essere andato. Allora la spiegazione che oggi va per la maggiore è questa qua: il Sole spara il suo vento solare fatto di idrogeno che va a scontrarsi con le rocce e tira fuori l'ossigeno e produce questo benedetto ghiaccio. Ora, a secondo di una serie di motivi che non sto adesso ad approfondire, al polo sud questo ghiaccio, quest'acqua si è accumulata, ovviamente ghiacciata perché fa un freddo bestia, invece da altre parti della Luna questa acqua che si forma, mentre si forma evapora, mentre si forma se ne va e quindi non riesce a rimanere. Però si è proprio visto che quando è giorno sulla Luna questa produzione di acqua, diciamo così, è maggiore che durante la notte. Quindi questa è un'ipotesi valida. Cioè non è tanto non sono state le comete a portare l'acqua, ma è il Sole con il suo vento solare che ha prodotto, che produce questa benedetta acqua. Questa è l'ipotesi che vi dicevo, che è appunto la possibilità che è stata portata la cometa, forse in parte, ma piccolissima. Ultimamente, una cosa che si è tanto dibattuto, esiste l'atmosfera lunare? Sulla Terra, vedete, c'è quel numero incredibile di molecole tra ossigeno, azoto e tutto quanto per centimetro cubo, sulla Luna ce n'è soltanto 1 milione. Però c'è, anche sulla Luna c'è una debolissima atmosfera che è fatto di quelle sostanze che vedete là, elio, argon, neo. L'uomo ovviamente non ci potrà mai essere, però è tutto materiale che viene prodotto dalle rocce che la gravità riesce a tenere lì per un certo periodo. E quindi ecco che anche la Luna è stato scoperto recentemente che ha una debolissima atmosfera. Per terminare alcune caratteristiche, abbiamo ancora 5 minuti, vi giuro che ci sto dentro, guardate che belle queste immagini, questi sono i canali di lava, fotografati dagli astronauti, sembrano canali di acqua, ecco perché qualcuno pensava addirittura che ci potessero essere state delle fuoriuscite di acqua, no, sono dei canali di lava che si sono formati dagli impatti e oggi abbiamo potuto addirittura, non oggi in senso di oggi, ma proprio negli ultimi anni, ci sono potuti addirittura vedere dei punti in cui la lava che scorreva sotto la crosta, ecco che questi canali come quelli che vedete lì in alto, questo qui che è stato fotografato all'Etna e questo qui alle Hawaii, anche questi qui sotto doveva passare la lava e qui ogni tanto il soffitto è crollato. Questi posti sono importantissimi perché le prime basi che l'uomo farà sulla Luna, non quelle dove è, ma le prime così via, le faranno lì, in uno di questi posti, perché lì si potrà entrare e si è protetti dalle radiazioni che arrivano dallo spazio. E quindi sono molto studiati, non ce ne sono tanti, però sono particolarmente studiati. E quindi sono proprio dei buchi che si formano dove sotto scorreva la lava e che sotto è tutto vuoto, è molto interessante. Questi sono vedete quella specie di montagna che si vede qua, che è molto bassa, però è importante per i geologi perché è un tipo di magma che non ci si aspettava sulla Luna, è un magma molto viscoso come quella del Vesuvio, che quando erutta fa danni pazzeschi, lì sotto ce ne deve essere ed è un mistero come si sia potuto formare una cosa di questo tipo. Anche qui non sto ad approfondirlo perché è complicato, però non dovrebbe esserci perché le lave della Luna sono come le lave dell'Etna o delle Hawaii, molto fluide. Invece lì sotto è qualcosa di molto denso che non è riuscito ad esplodere. Perché? Ma chissà, bisognerebbe andare a prendere proprio dei campioni di quelle rocce lì e analizzarle molto bene. Vedete tutti questi dorsi qua che sono anch'essi fatti di queste lave molto dense di cui non si riesce a capire al momento ancora una composizione.
Una spiegazione. Questa qui è molto bella perché questa qui, vedete questa zona che è molto larga, da questo punto a questo punto sono diverse decine di chilometri, è come quello che sulla Terra si ha in Africa, nella Rift Valley. Cioè Rift Valley è un posto come quel disegno lì dove è sprofondato la Terra e si sta allargando, sta nascendo un nuovo oceano. Allora anche sulla Luna c'è stata una cosa, una geologia come a quella della Terra. Molto difficile, però c'è qualche indizio. Bisogna andare a studiarlo, non sappiamo come mai si ha una situazione di questo tipo. Questi, vabbè, ve lo tralascio. E per terminare, la domanda che tutti quanti si fanno, eccetera, eccetera, siamo stati veramente sulla Luna? Beh, oggi queste immagini magari sono passate o no in televisione, nei giornali, però ci tengo sempre a farvele vedere. Sono le foto fatte da questa sonda che c'è attorno alla Luna e che ha fotografato ormai il nostro satellite con particolari che arrivano fino a 3-4 metri. E che cosa si vede? Guardate, per esempio, questo è il luogo di atterraggio di Apollo 11, si vede la parte del modulo lunare che è rimasta sulla Luna e vedete quella parte qui, addirittura si vede gli strumenti che gli astronauti hanno lasciato. Questo, vedete, eccolo qui ingrandito, si vede addirittura la telecamera, si vedono gli strumenti e si vede il modulo lunare, si vede la passeggiata che Armstrong ha fatto fino a questo cratere, il Little West, che è davvero molto, molto, si vede molto, molto bene. Qui addirittura l'Apollo 12, questo è il LEM, gli astronauti fecero tutte queste camminate, qui lasciarono gli strumenti, e gli astronauti scesero vicino, vedete là il modulo lunare, vicino ad una sonda, il Surveyor 3, e nella foto lo si vede, gli astronauti andarono a prendere pezzi di questa sonda per portarli a casa e si vedono proprio benissimo. Queste righe nere sono le camminate degli astronauti. Qui l'Apollo 14, vedete molto, ancora molto più chiare le impronte, perché Apollo 14 aveva un carrellino che si tiravano dietro, quindi sono rimaste ancora più impresse queste impronte. Apollo 15, vedete questo qui, proprio una stazione sismica per studiare i terremoti, il modulo lunare, e l'Apollo 15 lasciò una macchina sulla Luna, un'automobile, che vi fece vedere la partenza per la prima volta del modulo lunare dalla Luna, e qui lo si vede, Lunar Rover, vedete? Apollo 16, stessa cosa, la macchina, questo è il rover, le passeggiate, poi loro fecero più di 30 km con l'automobile, quindi si possono vedere anche le altre immagini. Apollo 17, l'ultima missione che c'è stata, vedete ancora gli strumenti lasciati qua, qui fecero esplodere delle cariche quando gli astronauti tornarono a casa per creare dei piccoli terremoti. E vedete come si vede molto bene il modulo lunare, questo qui ingrandito, guardate quella piattaforma, si vede la scaletta, si vede, è una cosa incredibile di quello che si vede. E quindi il mistero della Luna, se ci siamo stati, questo non è più un mistero, sulla Luna ci siamo stati davvero. Io ho concluso facendo un piccolo ricordo dell'anno scorso, perché l'anno scorso c'era il professor Cesare Barbieri, che per chi c'era l'anno scorso raccontò con grande entusiasmo, grande bellezza la storia della sonda Rosetta. Vi disse, vi raccontò che stava dopo 10 anni arrivando vicino a una cometa per scendere. Beh, voi forse l'avrete sentito in qualche telegiornale, questa sonda con tantissima tecnologia italiana a bordo è arrivata vicino alla cometa, come aveva raccontato il professore. Adesso è in orbita, hanno scelto 5 posti per scendere, e vi prego, l'11 di novembre, in qualsiasi ora accada questo evento, seguitelo, perché è un evento storico. Per la prima volta un uomo fa scendere una sonda sulla cometa, che la cometa è la cometa, è l'oggetto più bello, no, che noi nella nostra immaginazione possiamo immaginare. Per la prima volta l'uomo farà scendere una sonda, scenderà un piccolo trapano per prendere dei campioni e studiarli e così via, e quel trapano è stato costruito in Italia, è stato costruito a Milano da una professoressa che ha visitato, è venuta un paio di volte qui da voi, la professoressa
Amalia Ercoli Finzi, quindi pensate gli italiani che cosa sanno fare. Sanno fare delle cose che la NASA ci invidia, eh? Questo te lo dico sempre, soprattutto ai giovani, perché questa bellezza della tecnologia italiana, siamo riusciti a mettere su una cometa a 400 milioni di chilometri di distanza dopo 10 anni di viaggio, dopo 4 anni in cui la sonda ha dormito in ibernazione senza che nessuno la parla. Ecco, noi l'11 di novembre faremo scendere una sonda su quella cometa, una cosa spettacolare, quindi seguitela, anche se alle 3 di notte ci sarà qualcuno che la farà vedere, voi seguitela, perché è una grande esperienza che rimane nel cuore, come chi ha vissuto, ha avuto la fortuna, come diceva prima la signora Marina, ha avuto la fortuna di vedere gli uomini scendere sulla Luna. Grazie.